nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Ho due vescovi al fianco, hanno voluto che a presiedere la messa oggi ci fossi io. D'altronde sono io il Papa del Bambino. Sì. E allora accetto per obbedienza, glielo ho detto al mio vescovo attuale, per obbedienza presiedo la messa. Non avrai altri dei di fronte a me, non pronuncerai in vano nel nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Rinfranca l'anima, la testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice. Signore, tue parole di vita eterna. Del paradiso, ma di sicuro i lampadari delle nostre chiese.
tradizionali del suo status, come il collarino ecclesiastico e la croce puntata sul petto, senza i quali credo di non aver mai visto Don Luigi e che lo rendono in ogni frangente testimone prezioso della scelta di vita in Cristo. E quella croce che porta sul cuore ha saputo caricarsela anche sulle spalle quando il Signore l'ha messo alla prova con la malattia, forse per donare a noi la luce del suo esempio. Don Luigi ha avuto il merito di avvicinare all'altare anche i fedeli più distratti, scuotendoli e attirandoli con le sue prediche a volte fuori dagli schemi e con l'atmosfera festosa delle grandi occasioni. Questo è meraviglioso, ma noi valigiani ringraziamo anche del privilegio dell'aver conosciuto il Don Luigi più intimistico, quello che nella messa feriale, con pochi fedeli sparsi tra i banchi, non di rado ha veramente toccato il cuore con la profondità delle sue omelie. Secondo, un fratello. Don Luigi è stato ed è per tutti noi un fratello, qualcuno a cui chiedere consiglio, qualcuno che a volte sa dartelo anche se non richiesto, persino se non gradito, perché l'amore fraterno non è sempre comodo, ma sempre necessario. Una persona che ti dà aiuto se sei in difficoltà, ma che sa anche condividere una gioia, una festa, che sa prendere la vita con leggerezza pur dando il giusto peso alle cose importanti, che, se a volte usa parole chiassose, al momento giusto sa usarne di lievi o stare in silenzio. Un fratello maggiore che dà il buon esempio, e l'esempio migliore che possiamo trarre da Don Luigi è la generosità, l'accoglienza fraterna. Nelle cose grandi, come nell'associazione dal Monviso al Brosile, di cui con il grande amico Gianni Aiman fu promotore e di cui ancora oggi è grande sostenitore, ma anche in quelle più semplici e pure altrettanto importanti, come per esempio l'accoglienza che i pellegrini del santuario di San Pietro hanno sempre trovato presso di lui, a suoni di cuore Kümmel e lauti di freschi. Terzo, un padre. Con un padre si è preoccupato di rendere solida e accogliente la casa della sua famiglia. A lui dobbiamo i restauri della parrocchiale dove ci troviamo ora, gli affreschi di San Rocco e la ristrutturazione del santuario di San Caffredo. Come un papà ci ha insegnato a pregare, in modo semplice ma accurato, affidandoci alla Madonna con le belle parole. Mamma, pensaci tu, quante volte ce l'ha detto. Oppure con quella che è col tempo una promessa e una richiesta. Mi conti, ti cummi, tu te di. E di tanto in tanto, con un padre, non ci ha risparmiato una sana tirata d'orecchi. Quarto, un protagonista della vita cristolina. La sua figura è sempre stata, al tempo stesso, un collante per la comunità locale e un polo attrattivo per turisti e pellegrini. Per tanti anni ha animato la vita religiosa e sociale del paese, organizzando processioni, fiaccolate, feste di accoglienza come quelle degli emigranti, quelle del soccorso alpino, la festa della famiglia, la benedizione degli automezzi, tutti i festeggiamenti di San Pietro. Per non parlare del presente vivente e della messa di mezzanotte a Natale, che hanno sempre registrato una grandissima partecipazione. E ora ci ha regalato persino un museo, come a coronare il suo essere la memoria storica della valle, il custode di dati ed eventi riguardanti le nostre terre alte. Basti pensare che Don Luigi ha voluto cogliere l'eredità del Barnabita padre Francesco Lenza, che scelse Cristoro per installare nella seconda metà dell'Ottocento una stazione meteorologica per la rilevazione dei dati. Il nostro Don ha meticolosamente compilato per tantissimi anni i registri per l'autorità del bacino del Po con dati di altezza neve, pioggia e temperature. Un prezioso archivio sul clima che si verrà ad aggiungere ai tanti lasciti che egli ha fatto alla sua gente. Quinto, un uomo. Sì, perché Don Luigi non è un santo, non ancora perlomeno. È un uomo, con le sue contraddizioni. Non dimentichiamo che parliamo di colui che è allo stesso tempo il Papa del Monviso e le grandi alpe del Viso. E nella sua meravigliosa umanità, oltre alle tante caratteristiche amabili, ce ne sono anche di un po' meno digeribili, vogliamo chiamarli difetti. A parte la sua spiccata tendenza ad essere severo mantoum e la sua guida sportiva che un giorno, seduta al suo fianco, mi ha fatto battere il mio record personale di apnea. Mi viene in mente, per esempio,
esempio, una volta in cui, avendo invitato 30 persone a pranzo al santuario di San Caffredo, si ricordò di avvertire la cuoca alle 11 passate e alle sue rimostranze rispose molto carinamente: «Rangete, arrangete». Insomma, ne conosciamo anche i difetti, ma li perdoniamo tutti e lo amiamo lo stesso. A sua volta, lui conosce i nostri tanti difetti, ma ce li perdona e ci ama di più, perché è ciò che accade nelle famiglie, anche nella nostra. Scusandomi per essermi dilungata, concludo dicendo che, tanto per essere originali, noi abbiamo pensato di non fare un regalo a Don Luigi per ringraziarlo della sua dedizione. A lui adesso Cristina darà una targa, giusto per non mandarlo a casa a mani vuote. Mentre il vero regalo lo faremo noi stessi e a chi verrà dopo di noi, perché nessuno possa dimenticare che a Crisolo e nell'Alta Valle ha vissuto e lavorato con zelo per 50 anni un sacerdote che è anche un fratello, un padre, un protagonista, un uomo e naturalmente un amico. Lascio ora la parola a Marino, che vi svelerà il segreto di quello che non è il regalo di Don Luigi. Grazie. Canto numero 198, O bella regina.